Ciao ragazzi, vi do il benvenuto in questo primo episodio del progetto Phoenix riguardante il miglioramento della mia KTM 690 SMC. Voglio per questa serie almeno 10.000 like, ragazzi, perché ci saranno dei brand coinvolti veramente di nomi illustri che mi hanno dato il loro supporto per migliorare la mia moto ancora di più. E voi, raga, ve lo dico tranquillamente, non siete pronti a vedere le modifiche che andrò ad attuare a questa moto. In questo primo episodio voglio prendermela con calma, quindi andremo a fare delle modifiche che si possono soltanto fare cambiando l'olio del motore. Quindi, primo step, andiamo a cambiare l'olio alla mia KTM, poi andiamo ad attuare tutte quante queste modifiche. Prima di tutto andiamo a smontare il paramotore, che io ce l'ho in plastica nera super ultra mega rigida. Dopodiché dobbiamo togliere queste qua sotto, una e una due dall'altra. E come per magia, tac, il paramotore si stacca. Ho fatto un piccolo errore, ovvero non ho scaldato l'olio del motore. E quindi ragazzi, adesso andiamo ad accendere la moto e sentite che sound. Siete pronti? 3, 2, 1, scarico a Krapovic. Perfetto, prima che muoio soffocato direi che può andare così. Sempre una goduria con questo scarico, ragazzi, sulle KTM solo a Krapovic, solo e soltanto questo scarico. Che cavolo è partito? Il dado! No! E adesso si va con calma, ragazzi, a svitare. Porca la vacca questa vite, che è quella dell'olio. E bacinella bella pronta qui, ragazzi, perché questa qui schizza all'inverosimile. Ma che è olio? Eccolo, lo sto intravedendo, ragazzi. Ok, adesso esce tutto di next. 3, 2, 1 e via. Tada! E non perdiamo, porca la vacca. Vabbè, perfetto. Qui per terra, molto bene. Olio nerissimo, mamma mia che schifezza. Fortunatamente, raga, guanti. E adesso con calma, ragazzi, prendiamo la vite e le andiamo a dare una bella pulita, perché qui c'è tutto il magnete che dovrebbe trattenere le impurità, e quindi ce la puliamo tutta quanta bene. Idem per la rondella, ragazzi, che voi non l'avete vista, ma la rondellina anche va completamente pulita. Una volta che ha smesso di gocciolare, che non smetterà mai, lubrificate un po' tutte quante le componenti nuovamente del dado che avete tolto, della rondella, tutto quanto, e poi con calma, raga, rimettete tutto quanto al suo posto. Non so, prendete così una ditata e glielo passate attorno. Mi raccomando, sempre, sempre, sempre lubrificare tutto, raga. E adesso andiamo a chiudere il nostro bellissimo dado e poi andremo a pulire tutta quanta il cricchetto, perché questo qui è un signor cricchetto, ragazzi, e in teoria voi dovreste più che altro utilizzare la chiave dinamometrica. Io non ce l'ho, dopo la vado a prendere, e per ora serro un attimo così le viti, giusto da tirarle, non troppo, e poi con la chiave dinamometrica, raga, andrò a tirare. Una volta serrata la vite, dobbiamo passare qui, ragazzi, dove c'è proprio il vero filtro dell'olio. Prima però, onde evitare di sporcare qualsiasi cosa, ci metto un po' di carta qua sotto, ragazzi, perché qui sbrodolerà qualsiasi cosa. E adesso togliamo il tappo. Ok. Ed ecco qua tutto lo schifo che vi dicevo prima. Olè. Guarda il rigagnolo dove va, raga. Non tocca nemmeno il motore. Se mi levo, forse voi riuscite forse a vedere. Sì, adesso è messo a fuoco. Dopodiché
pinza, o se avete quell'arnese particolare, raga, per tirare fuori i filtri. Io ho la pinzetta e quindi bada boom, ecco qua il filtro orribile. Mamma mia che schifo, raga, che schifo, completamente nero, orribile, pesa 15 tonnellate, raga. Anche adesso ho messo la moto sul cavalletto, quindi è tutta quanta completamente dritta. Andate a dare una pulitina dentro, ragazzi, che non fa mai male. Occhio a non perdere pezzi dentro, chiaramente, però una bella pulitina a mio avviso ci sta sempre. Lasciamo qua la carta perché abbiamo un filtro anche dalla parte destra e facciamo lo stesso identico procedimento. E dopo secoli finalmente sono riuscito a levare anche il filtro piccolo che c'è in quella posizione, ovvero questo mini filtrino qui, e adesso togliamo gli altri due filtri. Uno è qua, sempre con la chiave da 13, ragazzi. Porca vacca, che se l'è duro questo. Porca vacca, che cavolo l'ha chiuso questo, è matto. Questi due filtri invece, uno qua e uno dall'altra parte, non vanno assolutamente buttati via, ma vanno soltanto puliti, raga. Ok, facciamo sgorgare un attimo qua la roba e poi prendiamo la vite, questo qui, molto bene, buttiamolo qua e aspettiamo anche questo qui, ragazzi, che finisca di sgorgare. Qua magari prendiamo una bella pinzetta e tiriamo fuori tutto. Ed ecco qua il nostro filtro. Magari questo qui, ragazzi, potevo anche cambiarlo, c'ha un colore che fa schifo. Dopo averlo pulito, ditemi un po' se vi piace o meno. Sì, il bianco le diventa giallo, raga, dovrei assolutamente cambiarlo. Lo rimettiamo dentro e qui aspetto la chiave dinamometrica, così lo tiro bene con i serraggi giusti. L'altro filtro, identico a quello di prima che vi ho fatto vedere, è dietro questa vite qua, ovvero questa qui è dove abbiamo levato l'olio esausto, e invece questa vite a fianco c'è il filtro dove dobbiamo smontare e pulire. Ma che cavolo è che li chiude questi? Marca la vacca, mazzinga, li chiude. Andiamo con questa qua bella grossa, ragazzi. Mi sa che vi devo anche spostare perché siamo troppo vicini. Ola, con i cricchetti enormi, ragazzi, ce la facciamo. Guardate che legnata di cricchetto che è questo. Teniamo la vitina e tutto. Ole, top. E dopo aver pulito anche l'ultimo filtro e aver aspettato che l'ultima gocciolina di olio sia scesa, ragazzi, andiamo ad inserire i nuovi filtri, ovvero quelli della HeFlow Filter, l'HF155 e il 157. Facciamo una piccola comparazione, questi qui sono i filtri tolti, questo qui è il filtro nuovo, ragazzi, perfetto, immacolato, e mi raccomando, lubrificate sempre tutte quante le parti. Una volta rimessi tutti quanti i filtri, pulito magari dove c'è da pulire, adesso andiamo ad apportare le modifiche. Ed ecco qua una parte di pezzi che andremo a mettere sulla moto, ragazzi, ovvero power parts a profusione in Ergal arancione. Vi faccio un prima e un dopo, ragazzi, cioè... Ma ci rendiamo conto di quanto spettacolari sono questi power parts? Come sempre, prima di mettere il pezzo, ricordatevi guarnizione, lubrificarla e poi, ragazzi, potete andare a schiaffarla così e premere. Mamma mia, ma che spettacolo! E anche qua vi faccio vedere il prima e il dopo, raga. Micidiale. E qua, 3, 2, 1. E dovrebbe... Ecco fatto, fare il click. Visto che ci troviamo già da questo lato della moto, ragazzi, togliamo anche questo qui, che qui è dove andiamo dopo a fare il rabbocco. E guardate qua, qui è il limite un po' da pulire. E poi ci andiamo a mettere questo, raga. Guardate che spettacolo! E adesso anche questo tappino. Rimaniamo sempre dalla parte destra del motore. Qui è il liquido del freno posteriore. Quindi via questa schifezza qui, ragazzi, che non mette nemmeno a fuoco, orribile. E avanti con la figaggine micidiale. Mette a fuoco? Guardate che lustro, guardate che splendore. Mamma mia, raga, mamma mia che bella che sta diventando la moto. Guardate come sta bene, guardate come sta bene. Guardate questi due, raga, anche spettacolo. Per il mio 6,90 va perfettamente questo qui, il 10W60 cross power, sempre della Motorex, 4 tempi, raga. Prima però, ragazzi, fissiamo le viti, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E una volta serrate tutte quante le viti, ragazzi, possiamo andare per buttare dentro l'olio. Vedete? Non vedete?
L'importante è che vedo io in questo passaggio, raga. Quando mettete l'olio dovete prestare la massima attenzione che sia tra queste due lineette qua. Come vedete il mio è abbastanza in alto, quindi siamo a posto, e guardate che figura che diventa. E le modifiche non sono finite. La fotocamera si è scaricata, ma ci manca ancora da montare tappo sinistro e tappo destro. Esattamente, cambiamo frizione e freno. Coperchio pompa frizione montato, idem per il freno. Poi ci sarebbero anche questi qui, ragazzi, laterali per i paramani, per il manubrio, però purtroppo girano a vuoto perché c'ho il dado dentro, il bullone, ragazzi, è troppo piccolo. Adesso ci rimane soltanto da rimontare tutto e serrare le viti nella maniera corretta. Quindi sono andato a prendere la mia chiave dinamometrica, come potete vedere ha un serraggio che va, se mettesse a fuoco, da 2 a 24 Nm. Dopodiché dovete prendere il vostro libretto di uso e manutenzione e vedere le varie viti a che serraggio sono indicate. Quindi ragazzi, mi raccomando, prestate la massima attenzione così non rompete o sfilettate assolutamente nulla. Vi faccio vedere come funziona la chiave dinamometrica. Dovete andare qui, mettere esattamente i newton metro giusti e poi, vedete, se fa questo click vuol dire che la vite è già completamente serrata nella maniera corretta. Ok, anche questa qui, sentite, è perfetta. Io ho già serrato tutte quante le altre viti. Mi manca soltanto da rimontare il paramotore, ma questo qui lo farò io a telecamere spente. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto come primo episodio della serie. Come vi ho detto all'inizio video, ci saranno delle modifiche veramente importanti alla moto. Quindi sotto quei like, coi commenti, ci saranno delle collaborazioni importantissime a cui tengo veramente tanto, quindi mi serve tutto quanto il vostro supporto. Detto tutto ciò, da Beastarda e dalla mia carotona è tutto, e noi ci vediamo nel prossimo video.